sostegno per i comuni in vista della finanziaria e quanto chiede il sindaco di Messina Cateno De Luca all'ANCI. All'ex istituto materno di Palermo prosegue l'allestimento del Covid Hospital. La struttura potrà ospitare fino a 60 pazienti. Il Parlamento della legalità internazionale scrive a Papa Francesco chiedendo di istituire la giornata della gratitudine. Buonasera, prima edizione di Media News, oggi è sabato 25 aprile. Più impegno, come avete sentito nei titoli, più impegno per i comuni in vista della finanziaria e quanto chiede il sindaco di Messina, Cateno De Luca, all'ANCI. Se l'ANCI, che rappresenta i territori, i sindaci, ha consentito ai palazzi della politica, sia qui a livello regionale che in ambito nazionale, di usare come un bancomat il fondo per i comuni e quindi far prelevare risorse per pagare le crescenti spese correnti dei palazzi che ci governano, è ovvio che poi ci ritroviamo nelle difficoltà attuali. E quindi lancio l'appello al presidente dell'ANCI, intanto Orlando, nonché collega sindaco di Palermo, che rispetto alle azioni che abbiamo fatto per difendere le autonomie locali, dico sempre che l'ANCI è stata totalmente assente. Le riunioni di salotto purtroppo sono fondamentali per il bon ton istituzionale, ma quando poi non servono, perché le conseguenze sono quelle che sono sotto gli occhi di tutti, allora bisogna scendere in campo. E quando io sono sceso in campo l'1 maggio, per esempio, scorso, per difendere allora il fondo per le città metropolitane, l'ANCI non c'era. C'è in discussione in questo momento la legge di stabilità. Ah, già vero, giusto. Ecco, per la quale non so io l'ANCI che cosa ha fatto, obiettivamente. Ci sono difficoltà per quanto riguarda i fondi per sempre per i comuni. Ieri ho avuto modo anche di verificare qual è l'impostazione che vogliono dare alla mantenere quantomeno i medesimi fondi per il 2020, i medesimi fondi del 2019. Mi sono confrontato con l'assessore regionale alle autonomie locali, col dirigente generale, e sono andato per difendere non solo questa posizione dei comuni, perché essendo sindaco è giusto che, non trovando tutela collettiva e riscontri seri da chi mi dovrebbe rappresentare, faccio da me, ecco l'azione. E oltre questo ho cercato di evitare che venisse cancellata l'articolo 99 della legge di stabilità del 2018, che allora ho fatto io quando sono stato per ulteriore la terza volta per circa 6 mesi nel Parlamento, poi sono diventato sindaco di Messina e mi sono dimesso, e quell'articolo 99 destinava 404 milioni di euro per importanti strategie di rilancio del territorio. I sindaci delle città metropolitane siciliane in vista della fase 2 predispongono una gestione condivisa dell'emergenza per evitare un ulteriore avanzamento della crisi derivata dall'emergenza Covid-19. Continuano le iniziative del Comune di Palermo in favore delle famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria. Dopo gli aiuti alimentari predisposti in seguito alle 15.000 domande presentate, è attualmente in corso la verifica di ulteriori 21.104 istanze pervenute. Di questo secondo lotto di domande, in particolare, dopo le prime scremature, sono 13.960 le pratiche candidate al beneficio economico che stanno facendo pervenire le autocertificazioni, poco meno di 7.800 quelle già pervenute al momento in cui scriviamo. Tra queste, poco meno di 2.900 sono giunte a completamento. Lo stato dell'arte registra 2.133 istanze accolte, cioè che danno diritto al contributo, 760 quelle escluse. In vista della fase 2 si sono riuniti i sindaci delle città metropolitane per una gestione condivisa dell'emergenza per evitare un ulteriore avanzamento della crisi derivante dal Covid-19. È quanto emerso nel corso dell'incontro dei sindaci metropolitani, cui ha partecipato il sindaco Lulu Orlando, in vista della predisposizione di una piattaforma di richieste e proposte al governo nazionale. L'incontro, ha detto Orlando, è servito per produrre un pacchetto di proposte in vista della fase 2, che dovrà necessariamente farsi carico di sostenere il tessuto economico delle città per evitare il collasso tanto del mondo produttivo quanto dei servizi ai cittadini. Sarà necessario un intervento forte per evitare il collasso dello stesso sistema dei comuni.
comuni. Il sindaco ha quindi condiviso la proposta che si giunga a un allentamento, se non alla cancellazione dei vincoli di spesa imposti dal patto di stabilità europeo, che ha detto è già stato sospeso al Parlamento comunitario e va ora sospeso a livello nazionale per liberare risorse per i comuni. La riunione ha anche evidenziato la necessità di definire delle linee guida in tema di sicurezza sanitaria rispetto a competenze e procedure da applicare a diversi settori, tra cui gli enti locali e i loro dipendenti, le attività imprenditoriali, le scuole, le attività culturali, artistiche e quelle sportive. Nel corso dell'incontro è stata infine sottolineata la necessità di procedere con nuove ordinanze di protezione civile per assegnare risorse e permettere deroghe procedurali per la fornitura di dispositivi di protezione personale per dipendenti comunali che dovranno tornare al lavoro e allo stesso tempo mantenere le deroghe a favore del lavoro agile, confermare con altre risorse le procedure in deroghe per fasce deboli. Mi auguro che presto il Comune sia messo in condizione di poter utilizzare i soldi promessi alla Regione per far fronte all'emergenza economica e alimentare che ha colpito migliaia di famiglie. Sono grato alla Commissione Bilancio all'Arz e ai promotori dell'iniziativa che sembra finalmente sbloccare queste somme di cui tanti cittadini hanno bisogno. Coronavirus, cosa cambierà nella fase 2 per i trasporti? Il decalogo per l'uso dei mezzi pubblici. Al centro del dibattito sulla fase 2 della lotta al coronavirus ci sono i trasporti. Resteranno in una prima fase le limitazioni per i viaggi fuori dalle regioni, ma, spiegano gli scienziati, potrà muoversi chi vive al confine. Una bozza di documento del Ministero individua 9 regole per bus, metro, treni, aerei. È anche contenuto il decalogo sul trasporto pubblico. È scritto di non usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute, di limitare agli spostamenti necessari come quelli per il lavoro, prediligere mezzi alternativi come camminare o andare in bici, acquistare dove possibile biglietti in formato elettronico, online o tramite app, durante il viaggio igienizzare le mani ed evitare di toccarsi il viso, seguire la segnaletica e i percorsi indicati nelle stazioni o alle fermate, mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone, usare correttamente le porte per la salita e la discesa, sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo il distanziamento, evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente, indossare una mascherina anche di stoffa per la protezione del naso e della bocca. Treni e stazioni, disporre sanificazione periodiche nelle stazioni, nelle biglietterie a bordo, dispenser per l'igiene delle mani, garantire almeno un metro nei posti a bordo anche con posti alternati, separazione delle porte di entrata e di uscita, misurazione della febbre nelle stazioni, percorsi a senso unico e distanze anche sulle scale mobili, sospendere la ristorazione a bordo e limitare le sale di attesa, autobus e metro, installare dispenser per igiene delle mani sugli autobus, prevedere biglietti elettronici, inibire l'uso della porta anteriore a tutela dell'autista o mettere barriere che lo separino dagli utenti. Vanno previsti percorsi a senso unico nelle stazioni e distanziamento alle fermate, separazione di entrata e uscita. L'uso dei posti a sedere va disciplinato garantendo il distanziamento anche con l'utilizzo di chiara segnaletica. La capienza massima va limitata. Guanti e mascherine sono previste per i controllori. Possono non indossarla gli autisti di metropolitana se sono soli in cabina. All'ex istituto materno infantile di Palermo prosegue l'allestimento del Covid Hospital. La struttura potrà ospitare fino a 60 pazienti, installati i primi ventilatori ed altre apparecchiature. Dopo il sopralluogo del presidente della regione Nello Musumeci e dell'assessore alla salute Ruggero Razza, l'ex istituto materno infantile sta cambiando volto. La struttura potrà ospitare fino a 60 pazienti con 24 posti riservati a soggetti in condizioni critiche, tra i quali 14 di terapia intensiva e 10 di subintensiva ventilata. I restanti saranno destinati a pazienti sintomatici. Sono già stati installati i primi ventilatori e monitor per le terapie intensive e nei prossimi giorni verranno montate altre apparecchiature di radiodiagnostica, tra cui una TAC. L'istituto di Via Cardinale Rampolla, inattivo dal 2008, è stato riqualificato in questi ultimi mesi con una decisa accelerazione nelle ultime settimane in concomitanza con l'incremento della diffusione del contagio nell'isola. L'iniziativa del governo Musumeci, che rientra nel piano approntato dalla regione per il Covid-19, una volta cessata la fase emergenziale, lascerà alla città di Palermo una realtà sanitaria moderna ed efficiente, importante punto di riferimento per il capoluogo e la sua provincia. Significativo per la buona
riuscita dell'iniziativa è stato tra gli altri il contributo della Onlus Grimaldi, che attraverso una propria donazione alla protezione civile regionale ha permesso di completare l'allestimento. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono state tante a vario titolo le iniziative di solidarietà a sostegno di quanti quotidianamente si trovano a combattere nella prima linea degli ospedali. Tutti i progetti frutto delle donazioni sono stati concertati con le varie aziende ospedaliere o con le ASP e comunque sotto la supervisione della Regione Siciliana. Mascherine, loghi di riconoscimento ed utilizzo del POS per i pagamenti sono alcune delle misure igienico-sanitarie da adottare per la protezione del personale che effettua consegne a domicilio. A comunicarlo il Dipartimento di Protezione Civile della Sicilia in una circolare dove vengono disciplinate anche le modalità attraverso cui il servizio deve essere reso dalle associazioni di volontariato. I destinatari della circolare sono le aziende che effettuano consegne o ritiri a domicilio, ma anche le associazioni di volontariato che svolgono attività di ritiro e consegna a domicilio della spesa alimentare a favore di persone anziane, disabili o coloro che non hanno possibilità di spostarsi. Per la consegna dovrà essere utilizzato un mezzo con la chiara identificazione del soggetto che effettua l'attività, livree specifiche delle aziende o delle associazioni di volontariato o equivalenti segni distintivi. Il personale che effettua la consegna dovrà essere munito di mascherina chirurgica, guanti monouso, occhiali di protezione oppure occhiali a mascherina o visiera. Il pagamento dovrà avvenire attraverso l'uso di POS e touchless. Se si dovesse provvedere al pagamento in contanti, questo dovrà avvenire nel rispetto della distanza minima di un metro tra i soggetti e senza alcun contatto diretto tra le parti. Al termine di ogni consegna, l'operatore, prima di utilizzare nuovamente il mezzo, dovrà eseguire le necessarie operazioni di sanificazione degli indumenti e dei mezzi utilizzati. I primi contagi da coronavirus a Casteldaccia, i positivi sono due ragazzi arrivati da fuori Sicilia e sottoposti al tampone, sono asintomatici e le loro condizioni non sono gravi. Due giovani rientrati a Casteldaccia da fuori paese sono risultati positivi al Covid-19. Ne ha dato notizia il sindaco Giovanni Di Giacinto, che a sua volta era stato informato dall'ASP di Bagheria dopo i risultati dei tamponi di controllo effettuati nei giorni scorsi. I due ragazzi, che sarebbero asintomatici, sono stati posti in quarantena ed hanno preso tutte le precauzioni del caso durante il trasferimento in paese. Oggi sto qui per la trasparenza che dobbiamo utilizzare in questo periodo a comunicare all'intera comunità di Casteldaccia dietro comunicazione dell'ASP di Bagheria, dopo aver fatto due tamponi a due ragazzi che vengono da fuori del nostro territorio e che hanno l'obbligo di fare il controllo per il Covid-19, l'ASP ci ha comunicato che questi due ragazzi sono positivi. Io ho il dovere di comunicarlo a tutta la comunità senza che questa possa mettere in allarme la nostra comunità, perché fino ad oggi eravamo rimasti immuni ed esenti da persone che, anche venuti da fuori, avevano già fatto i controlli del Covid-19 e che erano risultati negativi. Purtroppo questi due ragazzi sono risultati positivi, sono come erano prima e continuano ad essere anche oggi in quarantena a casa. Nel loro tragitto per arrivare a Casteldaccia sono state utilizzate, già prima di sapere che avevano il Covid, tutte quelle misure che sono previste dalla legge, quindi non c'è stato contatto con nessuno, per cui adesso, senza allarmismi e senza nient'altro che possa preoccupare la nostra comunità, dobbiamo aspettare gli ulteriori 15 giorni affinché si faccia un altro controllo a questi due ragazzi, affinché verifichino che il Covid non ci sia più. Per cui è una comunicazione, è una cosa che mi sentivo di fare alla nostra collettività, visto il periodo in cui ci troviamo, proprio per la trasparenza e perché non voglio che si creino allarmismi e che tutto questo passi attraverso i social in modo sbagliato. Ficarazzi, invece, per fortuna, continua ad essere uno dei pochi paesi Covid-free della provincia. Il sindaco Paolo Francesco Martorana ha ricevuto da parte del responsabile dell'unità operativa di prevenzione territoriale, il dottore Marcello Scalici, l'esito dei tamponi effettuati, che sono tutti negativi, compresi quelli effettuati a persone che erano state poste in quarantena.
Il sindaco Martorana ringrazia l'ASP di Bagheria per l'eccellente lavoro di prevenzione e conoscenza che sta facendo la Guardia Medica di Porticello, che è deputata ad effettuare i tamponi su tutto il territorio del distretto sociosanitario, che rappresenta un fiore all'occhiello di tutta la provincia di Palermo. Il Parlamento della Legalità Internazionale scrive a Papa Francesco chiedendo di istituire la giornata della gratitudine. È un desiderio, un appello che noi come Parlamento della Legalità Internazionale proponiamo all'attenzione di Papa Francesco e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vedete, sono dinanzi a noi ancora quei camion con tanti cadaveri che andavano verso un cimitero o un forno crematorio. Tra di loro ci sono anche sacerdoti. Ci sono medici, infermieri, uomini delle forze dell'ordine che sono andati via perché hanno dato la loro vita abbracciando la vita degli altri. Non si può essere egoisti, cattivi, arroganti, presuntuosi, pensare solo alla carriera, al portafoglio, no, si è meschini quando si è così. Noi siamo umani, vedete, è bastato un virus e ci hanno imprigionato a casa. Qualcuno ci è pure stato male. Penso a tutti coloro che non hanno potuto lavorare, hanno chiesto anche il pezzo di pane. Ma in questo momento, oltre al pane, chiediamo anche il pane della gratitudine. Non possiamo dimenticare. Dimenticare questi uomini e donne meravigliosi che hanno avuto una chiamata, una vocazione, qualunque essa sia. E l'hanno messa a servizio della collettività, a servizio del bene. Più di 100 sacerdoti sono morti. Più di 100 medici, infermieri, uomini delle forze dell'ordine, di tutte le realtà. Tanta gente nell'anonimato se n'è andata. Se n'è andata perché? Perché ha stretto forse la mano, ha abbracciato il dolore degli altri. E allora noi, come Parlamento della Legalità Internazionale, chiediamo a Papa Francesco, chiediamo al Presidente della Repubblica di istituire la giornata della gratitudine. È una giornata per poter pensare, riflettere, richiamare alla nostra mente questa gente meravigliosa e poter andare anche a un cimitero a portare un fiore in una cappella, nella cappella principale, per tutti coloro che, pur sapendo di rischiare, sono stati fedeli fino alla fine. Per noi la gratitudine occupa un posto molto importante. La lettera che abbiamo inviato a Papa Francesco e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è un segno forte che mette in luce quel sentimento di fraternità e di vicinanza verso tante donne e tanti uomini, forti e determinati nel portare un segno dove la sofferenza ha avuto la meglio. Ed è stato emozionante vedere come tutta la famiglia del Parlamento della Legalità Internazionale ha parlato con lo stesso cuore e la stessa voce nel dire sì alla giornata della gratitudine. E allora crediamoci insieme, non costa nulla. E 5 circoli sportivi palermitani scrivono al presidente della regione Nello Musumeci: pronti a ripartire il 4 maggio, saranno garantite tutte le misure di sicurezza e protezione. Una dettagliata proposta articolata in 9 punti, prevedendo tutte le misure necessarie alla riapertura dei circoli sportivi. Club Canottieri, Ruggero di Lauria, Circolo del Tennis Palermo, Country Club, Telimar e Tennis Club Palermo 2 si proiettano alla fase 2 dell'emergenza coronavirus, chiedendo al Presidente della Regione Nello Musumeci di prevedere la riapertura delle strutture dal 4 maggio prossimo. Lo hanno fatto prospettando dettagliatamente tutte le iniziative già pianificate e programmate nel rispetto del distanziamento sociale, dell'utilizzo di mascherine e guanti e di tutte quelle altre restrizioni con le quali già da 42 giorni ci siamo abituati a convivere. Il coordinamento dei circoli palermitani ha realizzato un vero e proprio protocollo organizzativo esplicitato in una lettera inviata al Presidente della Regione. Siamo promotori di un'iniziativa, spiegano, che riteniamo vada al di là delle 5 realtà che hanno sottoscritto il documento, ma che coinvolge tutto il mondo dei circoli siciliani. Dall'accesso contingentato al circolo alla distribuzione delle mascherine, dal controllo costante del distanziamento sociale alla sanificazione continua dei locali, dall'uso contingentato degli spogliatoi fino al posizionamento dei lettini e all'accesso in acqua, anch'esso contingentato fino all'utilizzo del ristorante solo per i nuclei familiari conviventi
utenti al servizio bibita attraverso distributori automatici. È tutto spiegato nel documento realizzato dai circoli, che sottolineano come tennis, canottaggio, canoa, attività natatorie, vele e triathlon siano attività che si svolgono all'aperto e a una distanza ben più ampia del metro canonico. Pertanto è incomprensibile il motivo per il quale debbano restare ancora chiuse. Nella missiva inviata per conoscenza al sindaco di Palermo Lello Corlando, al presidente del CONI Sicilia Sergio D'Antoni e dal coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza coronavirus in Sicilia, il coordinamento dei circoli sportivi della città di Palermo, in possesso del doppio requisito di avere un'estensione delle proprie strutture superiore a 6.000 metri quadri ed un numero di iscritti superiore a 1.000, che rappresentano oltre 10.000 cittadini, evidenzia come non abbiano ricevuto alcuna protezione, provvedendo a proprie spese a mantenere gli impianti sportivi, che se abbandonati non potranno svolgere ancora quel servizio sociale di prevenzione e cura della salute cui le pubbliche amministrazioni hanno comodamente derogato. Controlli a tutto campo sui prodotti alimentari in Sicilia. Sicurezza, correttezza dei prezzi, abusivismo al centro delle verifiche. Proseguono i controlli sui prodotti alimentari disposti dal Presidente della Regione Nello Musumeci per scongiurare frodi ai danni dei consumatori in questo periodo di emergenza sanitaria. Essere stati ispezionati dagli agenti del Nucleo Operativo del Corpo Forestale Regionale dell'Ispettorato Centrale per la Qualità e la Repressione delle Frodi Agroalimentari sono stati tutti i box dei concessionari alla vendita del mercato di Comiso, nel Ragusano. 12 verbali amministrativi elevati per un totale di 17.000 euro di sanzioni. Le contestazioni riguardano soprattutto la tracciabilità dei prodotti, per la quale sono state riscontrate gravi irregolarità. È un aspetto, sottolinea il governatore Musumeci, sul quale saremo inflessibili, perché è strettamente connesso alla sicurezza alimentare. La salubrità dei cibi che finiscono sulle nostre tavole deve essere assolutamente certificata e i controlli che mirano a verificare anche la correttezza dei prezzi saranno sempre più frequenti in ogni parte dell'isola. A Palermo la Polizia Municipale, nel corso dei controlli congiunti con le altre forze di polizia finalizzati al contenimento del virus e al contrasto dell'abusivismo commerciale, ha denunciato 4 venditori ambulanti in altrettante zone della città, sanzionandoli anche per aver violato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A Piazza Tumminello, nel quartiere Sant'Erasmo, gli agenti del Nucleo Controllo Attività Commerciali su Area Pubblica hanno sequestrato circa 30 kg di cozze e vongole detenute in cattivo stato di conservazione. Il venditore, privo di autorizzazioni amministrative e sanitarie, è stato denunciato per non aver rispettato le norme igienico-sanitarie e per l'invasione del suolo pubblico e sanzionato per un importo di 880 euro, sia per la mancanza di autorizzazioni e l'occupazione del suolo pubblico che per non aver rispettato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I frutti di mare sono stati avviati a distruzione. In via Placido Rizzotto, nel quartiere Bonagia, in un intervento congiunto con il commissariato Reto Stazione, un venditore di frutta e verdura è denunciato per invasione del suolo pubblico e sanzionato per oltre 1.180 euro, sia per la mancanza di autorizzazione alla vendita che per le violazioni al DPCM. Stessa sorte per un venditore abusivo di via Eugenio Nemiro durante il sopralluogo effettuato congiuntamente agli agenti del commissariato ZISA. In via Roccazzo, gli agenti del Nucleo di Controllo Attività Commerciale su Area Pubblica, insieme ai carabinieri e la stazione Borgo Nuovo, hanno denunciato un altro venditore abusivo per invasione del suolo pubblico con prodotti ortofrutticoli posti in vendita su espositori e cassette e per aver realizzato una costruzione abusiva in muratura e metallo di circa 30 metri quadrati. Rigenerazione urbana della città di Palermo, firmando questa mattina l'accordo da 58 milioni di euro fra Regione Siciliana e Comune. 28 investimenti su scuole, strade, spazi verdi, Asperone, Borgo Nuovo e Zen. Stamane in videoconferenza è stato firmato l'accordo di programma da 58 milioni di euro per la riqualificazione urbana della città di Palermo, varato dal governo Musumeci in sinergia con l'amministrazione comunale. La Regione, ha dichiarato l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, mette in campo una corposa dotazione finanziaria da investire su 28 progetti di recupero di beni immobili, scuole, viabilità e spazi verdi in quartieri come Sperone, Borgo Nuovo e Zen.
Si tratta di risorse immobilizzate da decenni che oggi sblocchiamo per la necessaria riqualificazione di importanti zone della città, creando così cantieri e lavoro per i prossimi mesi, quelli cioè della ripresa dalla crisi e il coronavirus. Due sono i progetti che andranno in gara entro l'estate, quello da 10 milioni per il restauro del Baglio Mercadante allo Zen e quello da 7 per la riqualificazione urbana in via De Felice allo Sperone. L'obiettivo che ci siamo posti con il Comune, prosegue Falcone, è di rendere esecutivi entro 18 mesi tutti gli altri progetti del piano e a tal fine siamo pronti a mettere a disposizione dell'ente il supporto dei nostri uffici del Genio Civile. Con questo ambizioso piano, ha aggiunto il sindaco Leoluca Orlando, stiamo recuperando fondi ex GESCAL risalenti addirittura ai primi anni 90, dimostrando quanto sia importante per muovere investimenti e creare sviluppo la collaborazione istituzionale fra Comune di Palermo e Regione. Che questa firma avvenga mentre ci accingiamo a far ripartire l'economia della nostra città e della nostra regione, anche se casuale, è certamente significativo. Ripartiremo anche con un'edilizia di qualità volta alla riqualificazione di periferie urbane, nelle quali si realizzeranno importanti strutture e infrastrutture per la comunità. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento alla seconda edizione. Arrivederci.